La biodiversità, il concetto di biodiversità introdotto con le convenzioni internazionali tende a, come dire, stabilizzare, ma soprattutto a far conoscere alle popolazioni locali il proprio patrimonio vegetale, le proprie comunità vegetali. E quando parliamo di biodiversità dal punto di vista agricolo e forestale, naturalmente, abbiamo una declinazione un po' diversa da quella della biodiversità naturale, sia vegetale che animale, perché dal punto di vista agricolo le convenzioni internazionali, quella introdotta da FAO, stabilisce che si può connotare una specie utilizzata dal punto di vista agricolo o diciamo, animale quando questa è consolidata in questo territorio per più di 50 anni. E questo fa sì che, ad esempio, dalla scoperta in America in avanti, molte specie vegetali, nonché animali, introdotte con i commerci, con l'importazione di specie vegetali e animali, queste sono diventate, diciamo, autoctone. Se pensiamo al pomodoro, noi pensiamo naturalmente una specie che ci appartiene, perché la nostra pasta condita con il pomodoro evidentemente fa sì che questo nostro aspetto, che è culturale, non naturale, è evidente che ci dà una dimensione diversa da quello dell'habitat, che effettivamente l'agroecosistema ha caratterizzato l'ambiente socio-culturale delle popolazioni, no? E quindi c'è un discrimine tra quello che è l'aspetto naturalistico dall'aspetto paesaggistico. L'aspetto paesaggistico è tutto quello che ha storicizzato il nostro territorio, quindi anche quello del comportamento umano. Il comportamento umano ha fatto sì che queste comunità si riconoscessero con quello che naturalmente si produce, e quindi questa funzione, che è stata, come dire, molto, come dire, ha dato l'impronta, no, al nostro modo di vivere, in questo ultimo decennio si è cominciato a riconsiderare il ruolo dell'agricoltura, tra virgolette industriale, perché ha pervaso poi altri tipi di ambienti, okay? E quindi oggi cominciamo a riconsiderare la biodiversità agricola con una funzione che non è solo produttiva, e quindi cominciamo ad avere una mitigazione di questo impatto per introdurre altri elementi che cominciano a riconsiderare l'ecosistema nel suo complesso. Quindi è una nuova era, è un nuovo fabbisogno, un fabbisogno che non è più soltanto quello calorico, evidentemente cambiano e cambierà l'atteggiamento anche nei confronti della natura.